Ciao Fighter, oggi impariamo il respiro dell'onda e per poterlo fare ci servirà un tappetino oppure un lettino su cui ci possiamo sdraiare, un piccolo cuscino da mettere sotto la testa, una pallina oppure, la pallina è più divertente, se ce l'avete meglio la pallina, oppure un piccolo libro. Andiamo allora a vedere com'è il respiro dell'onda. Ci distendiamo a terra su questo letto o tappeto che abbiamo preparato. La testa la appoggiamo comodamente su questo cuscino e abbiamo tutte le gambe rilassate. Le gambe le potete anche un po' piegare se preferite. Quindi appoggiando i piedi a terra, scegliete se stare così oppure distendere le gambe. E quindi poi da lì andate a prendere la pallina e la appoggiate sulla vostra pancia, in modo che stia in equilibrio, quindi non è consentito tenere la pallina con le mani, le braccia devono essere ai lati. E che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere l'onda. Quando andiamo a inspirare dal naso, vedete che la pallina si solleva un po', e quando invece soffiamo l'aria dalla bocca, la pallina si abbassa, ecco l'onda. Riproviamo. Inspiro, riempio la pancia e quindi la pallina si solleva. E poi quando soffio, la pallina si abbassa. Ed è molto importante non farla cadere, eh? Inspiro, la sollevo e quando espiro, la pallina si abbassa. Riproviamo ancora un'ultima volta l'onda del mare. Inspiro, la faccio salire e poi espiro e ritorno. E questa era una piccola onda. Adesso proviamo a vedere come sono i cavalloni, come sono le onde più grandi dell'oceano. Prendiamo sempre questa pallina, avviciniamo le ginocchia a noi, prendiamo sempre questa pallina e andiamo a tenere la pallina tra le ginocchia. Non so se mi vedete, magari eccomi, sposto un po' così mi potete vedere. E quindi da questa posizione, tenendo le ginocchia chiuse in modo da mantenere questa pallina, andate a portare tutte e due le gambe da un lato, senza sbilanciarvi, quindi senza sollevare questa spalla, l'altra spalla rimane giù. Ecco, e questa è una onda un po' più grande. La sentite? Come vi sembra in questa posizione? Comoda o è scomoda? E poi andiamo su di nuovo, un'altra onda, si ritorna su, senza far cadere la pallina. Se la pallina dovesse cadere, la riprendete e ricominciate da capo. Ricominciate da capo portandola dall'altro lato. Quindi adesso tutte e due le ginocchia unite da questo lato. Oh! E cerchiamo anche, oltre a non far cadere la pallina, anche cerchiamo di non sollevare troppo la spalla dal lato opposto. E poi ritornate su. E per salutarci possiamo fare la barca, quindi togliamo questo come ultima posizione, andiamo a togliere la pallina e andiamo a fare la barca delle onde si muove, si muove, fa questo gesto, questo movimento, con uno slancio mentre su e ritornate seduti. Così ci possiamo salutare bene. E come sempre, noi ci salutiamo con le mani unite davanti al petto e magari anche con un suono. Oggi scegliamo come suono la lettera A. Appoggiamo le mani sulla pancia, visto che la pancia è quella che abbiamo sentito con il respiro dell'onda, una mano sull'altra. Facciamo un bel respiro e poi si sente come un suono anche nella pancia, non vi sembra? Poi ancora una volta, una bella respirazione.
a